È l'immagine di una casa normale, di gente buona, nella quale non vi sono oziosi e ciascuno si prende a cuore la propria occupazione, la fatica del lavoro e del servizio. Non è giudicata il distice, ma devono a servizio di ciascuno e perché tutti si muovono. Se la prima operazione deve dire fin dalla sua giovinezza questi criteri di lavoro e di servizio, non ci sono i soldi per pagare gli studi necessari, si trova un lavoro per continuare e si organizza la giornata tra lavoro e studio per poter raggiungere il sogno di sempre, diventare ricco. E doveva essere veramente umile quel giovane cliente, se ancora prima di essere ordinato sacerdote, lo avviano a una parrocchia che nessuno vuole, tanto è piccola e lontana, e non è più possibile. Anche chiuso è appetibile, perché non è solo piccola, è buona, fa la scritta qui. E io, in questa parrocchia, il prete Serafino rimane appunto quasi 50 anni, rifiutando le altre. Potevano essere più prestigiose dal punto di vista umano. A fare chi rimane 50 anni in mezzo alla sua gente. Annunciare il Vangelo, dice Paolo, nella seconda lettura, non è per me un vago, ma una necessità. Non è una qualsiasi scelta di lavoro, è un mandato. Un mandato ricevuto così importante e così bello da giustificare la rinuncia a qualsiasi ricompensa umana e addirittura anche da giustificare la scelta di farsi servo di tutti per guadagnarne all'angelo il maggior gusto e quindi poter incarnare il mangelo nell'esperienza vitale di ciascuno. Mi sono fatto debole con i debiti, giudeo con i giudei, sottomesso alla legge con chi la rispetta, libero dalla legge con chi non ne ha. In una parola, mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. È chiaro allora che la parola Vangelo qui non si riferisce innanzitutto al libro o ai libri del Vangelo, ma a colui che è Vangelo, perché è la notizia della salvezza per tutti. Gesù Cristo, che muore perché appartiene alla nostra umanità, come tutti noi, e risorge perché appartiene alla vita di Dio, alla quale tutti noi seguiamo, siamo chiamati a partecipare, perché lui è proprio la notizia della nuova generazione. Possiamo farlo ed è appunto questa la caratteristica essenziale della vita e del ministero di questo santo Padre. Lo afferma come Mazzoni e in lui ha trovato il confessore e la guida. Egli dice che era Dio in tutti i suoi pensieri, in tutte le sue parole, in tutte le sue opere. L'amore fervente di Dio e degli uomini era il suo sentimento abituale, la sua cura continua di fare il suo dovere e la sua idea di dovere era tutto il bene possibile. E continua ancora l'illibatezza, la carità operosa, lo zelo, la sofferenza erano virtù che egli possedeva in grado raro. Ecco allora la scelta delle ore interminabili trascorse in confessionale ad amministrare quel sacramento della misericordia di Dio e della sua consolazione che noi abbiamo con dimenticato, perché ormai ci siamo convinti di essere noi a decidere ciò che è male e ciò che non lo è, ciò di cui dobbiamo domandare perdono e ciò di cui abbiamo figli.
la cura verso gli ammalati, giorno e notte, fino a che morissero, fino a che chiudevano gli occhi per sempre. Il catechismo ai ragazzi diventa possibilità di uscire dall'analfabetismo, perché si impara che se ne fa di conto il canonico. Per non parlare della carità, che vede la sua dispensa fuori di tutto, perché il meglio è distribuito ai poveri. Racconta a voi Manzoni, proprio quando il cardinale Bellini chiede di stare a pranzo da lui, dice: la borsa del curato era ordinariamente fornita presso poco come quella di un figlio sciarpatore che abbia il padre schiocce. Praticamente sempre fuori, per i suoi poveri cercati. E allora non è questo in pratica. Il compito che l'Apostolo Pietro conferisce agli anziani, ai responsabili della comunità cristiana che andavano sul sottosegno. Pratiche che sono dei preti per primi, ma scegli il credo di Dio che vi è affidato, non per interesse, ma con animo generoso, non come valori delle persone a voi affidate, ma facendo i modelli del legge. E l'immagine del pastore è tanto caro a Francesco, che chiede a noi vescovi e preti di essere stando davanti al credo per guidarlo sulle strade giuste senza sbattare, stando in mezzo ai credenti per sentire l'odore del vero, cioè comprenderne i bisogni, le necessità, condividere le ansie, le speranze, i problemi, i progetti, e stare pieno di credenti per raccogliere chi è stato, chi è affaticato, chi si è allontanato, per consolare il soffio, per ridare forza e entusiasmo. Come il donato si è, e lo deve essere, il ricordo.
piena, sincera, capace cioè di interpretare la nostra vita quotidiana con tutti i fastidi che la compongono, magari le poche gioie e le tante sofferenze, di interpretarla però come una manifestazione concreta di quel Gesù che viene a dirci che Dio ci vuole talmente bene, che ci vuole con noi, santi in fondo. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. E che io adesso vi ho perso. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Buona serata. State tranquilli e sereni. State bene, secondo me.